E allora eccoci qua, tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, Ermanno, alla figura di Cristoforo Colombo. È passato da pochi giorni la ricorrenza del 12 ottobre, quindi il 12 ottobre del 1492, quando Colombo arriva in quelle che riteneva fossero le Indie, invece poi si scoprirà essere, che è un altro continente, che era un altro continente. 33 giorni di viaggio, ma soprattutto un Cristoforo Colombo, questo navigatore sul quale ancora oggi si discute, si avanzano nuove ipotesi, tesi sulla sua origine e quant'altro. Allora, rimane poca documentazione, cioè ce n'è molta, ma diciamo specifica su Cristoforo Colombo non ce n'è molta, perché non c'era tradizione di scrivere la storia di nessuno e Colombo sicuramente non era il personaggio che poteva lasciare tracce importanti. Incomincia a lasciare tracce importanti solo nel momento in cui lui, con l'aiuto del presunto padre, che è Papa Cibo, eccetera, di Genova, ha la possibilità di entrare nella famiglia dei regnanti della Revensira, della Reconquista della Spagna, quindi Isabella di Spagna, e naturalmente Isabella darà il permesso di partire dalla Spagna, andrà verso le Canarie, e poi lui aveva già studiato il percorso, perché alle Canarie si era fermato per analizzare i venti, e si era accorto che solo alle Canarie c'erano venti costanti. Questa è una delle cose molto pregevole che non si racconta mai di Cristoforo Colombo. Ha trovato la via delle Indie perché ha trovato i venti costanti verso le Americhe, quello che si chiamerà poi Americhe, e quindi è stato questo il grosso vantaggio che ha consentito, a differenza di tutti gli altri, perché molti avevano tentato la traversata, ma nessuno c'era effettivamente riuscito, e di conseguenza questo, diciamo, è stato il vantaggio e l'abilità di Colombo. Però era anche uno studioso di cartografia, e la cartografia di quell'epoca naturalmente non era la cartografia che abbiamo noi, satellitare, certo, ma era una cartografia molto, diciamo, molto approssimativa, che nasceva dall'esperienza delle varie, diciamo, imprese di navigazione, eccetera. Quindi lui riesce a mettere insieme tutto questo, ma avviene questa avventura, avviene in un momento tragico, che dopo la Revensida, cioè la Reconquista della Spagna da parte di Isabella di Spagna, e parte la Santa Inquisizione. E qui nasce un altro dilemma, che sarà molto curioso: chi era Cristoforo Colombo, che origine aveva? E su questo appunto è uscita recentemente l'ultima notizia: Cristoforo era, e lasciamo in suspense per i nostri telespettatori, ci seguiranno nel nostro percorso, la sua origine, diciamo, chiamiamola razziale, siamo di etnia. Qual era l'etnia di Cristoforo Colombo? E ne parleremo durante la trasmissione. Ma l'importanza di Cristoforo Colombo è che nessuno credeva che ci sarebbe riuscito. Isabella non finanzia la spedizione, dà solo il consenso alla partenza. Sarà finanziato da un gruppo di finanzieri, ne parleremo anche di questo, e lui finalmente decollerà, ma partirà, lascerà la Spagna la notte dell'inizio della Santa Inquisizione. E questo è significativo, attenzione, perché appunto svederemo anche le origini di Colombo. Peraltro è uscito da pochi giorni un trattato sulla genetica di Colombo. Sono andati a recuperare parte della salma, confrontandola anche con quello del figlio e dei fratelli, che hanno delle tombe certe, perché lui è stato spostato ben 5 volte da una tomba all'altra, per cui c'era l'incertezza, ma è ancora lui. E la certezza è stata la comparazione della DNA. Dei parenti. Allora, avendo la certezza, si è cercato anche che etnia, attraverso il DNA, a quale etnia apparteneva, e anche questo ha dato delle risposte. Per cui diciamo che questa trasmissione è un po' un suspense, e di questo appunto parliamo con i nostri ospiti, certo, che sono sicuramente all'altezza della nostra
Certo, certo, li presento per voi che siete a casa e abbiamo in studio, la ringrazio per essere qua con noi, la professoressa Donatella Schmidt. Buonasera. Buonasera. Buonasera professoressa, buonasera. Grazie di essere qua con noi. Insegna etnologia all'Università di Padova, ma anche insegna America indigena e stati nazionali tra l'Università di Padova e Ca' Foscari. E saluto invece in collegamento e lo ringrazio per la disponibilità, per essere tornato qui nei nostri studi, anche se a distanza, il professor Stefano Lucconi. Buonasera, professor Lucconi. Buonasera, buonasera a voi e telespettatori e grazie dell'invito. No, grazie a lei, insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Ecco, hermano, Cristoforo Colombo, oltre alle incognite, diciamo così, su quella che erano le sue origini, indubbiamente ha aperto un nuovo mondo. Noi parliamo di scoperta, però di fatto le Americhe erano già abitate. No, allora, diciamo, noi diciamo l'abbiamo scoperto noi, l'umanità l'aveva già scoperto, c'erano popolazioni che erano migrate probabilmente attraverso l'Asia, attraverso lo stretto di Bering, che una volta era molto più chiuso, ma durante l'inverno era tutto ghiacciato, quindi il passaggio era, non dico agevole, ma era possibile. Peraltro sono entrati nel continente americano e poi pian pianino sono scesi verso il basso e di conseguenza ci sono le varie, diciamo, popolazioni che si sono anche differenziate tra loro. E naturalmente questo ha comportato un possesso della terra, non posso parlare di proprietà perché la proprietà è un concetto immaginario dell'uomo, il possesso, la possibilità di coltivare piuttosto che vivere dei prodotti della terra delle Americhe. Ma Cristoforo Colombo non ha aperto una strada per le Americhe, ha capovolto il sistema mondiale. Se noi pensiamo che oggi l'America è il punto di riferimento sociopolitico di tutto il pianeta e che influisce positivamente o negativamente, ma comunque influisce sulla vita di tutti noi, abbiamo capito che cosa ha fatto Cristoforo Colombo. Perché se noi pensiamo solo al momento in cui lui è sbarcato e ha trovato un'isoletta e là ha detto ho trovato le nuove Indie, perché altro non poteva dire, ma il problema è proprio che cosa è successo dopo e quello che è successo dopo fino ai giorni nostri ne parleremo anche, perché questo ha influito su tutta l'economia, le guerre di tutto il mondo. L'America è stato un punto di riferimento molto determinante in tutti i conflitti, in tutti i commerci e anche nel sviluppo della scienza. E allora io lascerei al nostro Stefano Lucconi un incipit un po' breve, perché ne abbiamo molti contributi. Chi era questo personaggio? Questo personaggio che aveva una, quando parte dalla Spagna, Palos. Da Palos, quando parte dalla Spagna, lui ha un potenziale di governatore delle nuove terre. Quindi diciamo che la regina Isabella, che non era certamente generosa, nella sua storia si può dire tutto meno che fosse generosa, gli concede questa, dice tutto quello che trovi e tutto sarà il nuovo governatore. E invece naturalmente non sapeva quello che stava dicendo e poi si rimangerà quello che aveva detto. Ma al di là di questo, a lei la parola. Ma dunque, Colombo è un brillante navigatore, un avventuriero, un esploratore che ha questa intuizione del tentare di raggiungere le Indie utilizzando i venti dalle Canarie. Tutto si colloca nel problema dei commerci internazionali, se mi permettete questo termine, che sorge con la caduta di Costantinopoli nel 1453, Maometto II, non a caso il conquistatore, fa cadere l'impero bizantino e si interrompono i collegamenti via terra dell'Occidente con l'Estremo Oriente, con le terre d'Asia. Quindi
C'è da trovare una via alternativa. Una possibile via è quella della circumnavigazione dell'Africa, che è la via sulla quale puntano i portoghesi. L'altra è quella di applicare le conoscenze dell'epoca e pensare di poter arrivare in Asia passando attraverso l'oceano. Come diceva Colombo, si tratta di buscare il Levante, fuori il Ponente, arrivare all'Oriente attraverso l'Occidente. Perché? Ricordo che già Colombo, abbiamo detto, parte da Palos nell'agosto Sì. del 1492, ma già Ma 9 anni prima aveva avvicinato il re del Portogallo Giovanni II, proponendogli proprio questa strada alternativa che Giovanni II non volle perseguire, un po' dietro consiglio dei tecnici, diciamo così, dell'epoca, dei cartografi, dei geografi, ma anche perché il Portogallo aveva ormai potenziato il progetto di raggiungere l'Estremo Oriente circumnavigando l'Africa. Tanto è vero che tra le ipotesi singolari su chi stesse dietro Colombo, c'è chi ha suggerito che Colombo in realtà fosse stato una, chiamiamola così, spia infiltrata da Giovanni II alla corte spagnola per distogliere gli spagnoli dall'entrare in concorrenza con i portoghesi sulla circumnavigazione dell'Africa e spingere invece verso questa prospettiva, secondo i portoghesi, irrealizzabile di raggiungere l'Asia attraversando Sì, quello che adesso però c'è l'Oceano da considerare un altro fatto, che quando lui parte da Palos, la notte che parte da Palos, e il Palos è al confine Portogallo. tra la Spagna e il Portogallo, partono anche delle navi per abbattere, affondare le tre caravelle, quindi diciamo che il Portogallo sapeva che partiva, però avrebbe preferito che non ci provasse nemmeno, perché Sì, sapevano che era ma un come buon dicevo io, è una navigatore. delle tante ipotesi, delle tante letture, diciamo così, usando le Ah, sì. virgolette, cospirative su chi stesse effettivamente alle spalle di Cristoforo Colombo, personaggio sicuramente fondamentale, la cui, sempre usando le virgolette, scoperta dell'America ha cambiato la storia dell'Occidente, la storia del mondo. Ma personaggio sul quale si è scritto tantissimo da prospettive diverse, dicendo un Certo. po' tutto e dicendo anche il contrario di tutto, come penso emergerà anche alla fine di questa No, trasmissione. partiremo subito con questa incertezza sulle origini di Cristoforo Colombo. Lascerei a Donatella Smith un breve commento su questo personaggio. Sì, il fatto che si sia scritto tanto, si sia detto tanto, però in realtà sui fondamentali della sua vita non si sappia così tanto, ha dato luogo a tante possibilità interessanti per gli studiosi. Diciamo che in continuazione viene fuori qualcosa di nuovo, non lo so, o di interessante per riportare l'attenzione, diciamo, su questo personaggio che in fondo almeno ha cambiato, come ha detto il collega, il corso della storia. Quindi sì, io seguo con attenzione, anche se non è proprio precisamente il mio tema, non lo so, le tesi a cui sono molto, che mi interessano molto di Ruggero Marino, sulle quali magari avremo modo di parlare, no? Questa sua lettura che vede in realtà in contrapposizione due papi, in realtà due visioni di come doveva andare la storia.
storia, e uno muore proprio un attimo prima che salpi Colombo, e l'altro spagnolo favorisce gli interessi della Spagna, e quindi io mi interessa, diciamo, dal punto di vista di leggere la storia, da un punto di vista anche un po' così, abbiamo tante domande, non abbiamo tutte le risposte. E io penso che se la traducessimo a volte anche da un punto di vista didattico, educativo, con questa modalità, per far vedere che su uno stesso tema ci sono diverse angolazioni, anche agli studenti giovani delle medie, secondo me sarebbe molto più divertente e ugualmente, diciamo, solida. Certo, la storia va rivissuta, non sì. va imposta, ma partiamo per esempio dal significato del nome Cristoforo Colombo. Allora, Cristoforo è una derivazione latina, Christos, ferro ferri, tuli latum ferre, trasporto, un verbo diciamo improprio, e quindi trasportatore di Cristo, Colombo, sappiamo che Colombo è quello, la Santissima Trinità, lo Spirito Santo, che naturalmente fa nascere Cristoforo Colombo da Maria Vergine. No, e quindi è un nome quasi sacro, però anche il nome Colombo significava un'altra cosa, figlio di nessuno. Sì, infatti. Perché figlio di nessuno? Perché si sospetta, questa è una delle ipotesi, che fosse appunto figlio di Papa Cibo, quello che lo finanzierà e che radunerà, diciamo, una certa quantità di denaro per poter sviluppare questo lancio, diciamo, verso l'Occidente, verso l'Oriente, e che poi Cristoforo Colombo farà e avrà possibilità di farlo. Un'altra curiosità, Cristoforo Colombo sotto il braccio, quando parte, si porta un libro molto bello, Il milione di Marco Polo. Come mai? Anche questo è un'incognita che adesso affronteremo. Allora, partiamo col primo contributo e vediamo attualmente, diciamo, l'attualità ci dice che Cristoforo Colombo ha un'origine, diciamo, geneticamente ha un'origine particolare. E andiamo nel primo contributo. Le origini di Cristoforo Colombo sono rivendicate da portoghesi, spagnoli e genovesi. Il tutto passa come enigma Colombo. Cristobal è lo scopritore delle Indie, poi chiamate Americhe, in dispregio al grande navigatore. Amerigo Vespucci, da cui il nome America, era un cartografo che esplicita solo il sospetto che le nuove terre non fossero le Indie. Di Colombo la realtà storica narra essere uno dei figli naturali del cardinale Cibo, in arte Papa Innocenzo VIII. A quei tempi i cardinali non necessariamente prendevano i voti, mentre era obbligatorio per i vescovi. Quindi Cibo era laico e prese i voti solo in prossimità della sua elezione a pontefice. Nel 1484, alla morte di Sisto IV, la guerra di investitura tra i cardinali Rodrigo Borgia e Giuliano della Rovere fece sì che Cibo venisse eletto quale papa di transizione. La figliolanza di Colombo viene dimostrata dai fatti storici, con l'inserimento di Cristoforo da parte di Cibo alla corte di Isabella di Spagna, ma anche dalla lapide pontificia di Papa Cibo per la scoperta delle Americhe, a cui si aggiunge la somiglianza tra Cibo e Cristoforo nei dipinti dell'epoca. Oltre a ciò, le concessioni per l'inquisizione date ad Isabella, che non finanzierà la spedizione, ma concederà a Colombo di far rotta per le Indie. Il finanziamento della spedizione proveniva da banchieri ebrei, italiani e spagnoli, perciò Papa Cibo usò anche i medici per trasferire al finanziere Louis de Sant'Agel Bessan parte del tesoro papale per la spedizione di Colombo. Più tardi ci sarà un riconoscimento in lingotti d'oro provenienti dalle Americhe alla Santa Sede, quale risarcimento del finanziamento della spedizione di Colombo. Cristoforo è di Genova perché il cardinale Cibo è di origine genovese ed ebraica. La famiglia affidataria del giovane Colombo lo imbarcò già all'età di 14 anni su navi che solcavano il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico fino all'Islanda, votandolo al rischio e all'avventura.
A Madeira Colombo impara la cartografia, la cui scuola era secretata e gestita da ebrei e marrani. Qui ha modo di scoprire le mappe che indicano le rotte per il nuovo continente, per le vie del Nord Atlantico. Queste le probabili convergenze per l'ufficiale scoperta di un continente già scoperto dai vichinghi e dai templari che fuggivano dalla persecuzione del re di Francia, Filippo il Bello, nel 1307. All'epoca il termine scoperta avvalora il diritto al possesso e al conseguente sfruttamento del territorio e dei suoi abitanti, compreso il diritto al genocidio. I conquistadores che seguiranno Colombo saranno già assolti a divinis dalla Chiesa Cattolica, perché portatori delle verità della vera fede cristiana. La scoperta delle nuove terre darà il via al più grande genocidio della storia, che fu avviato da Colombo il 12 ottobre 1492 e che dopo 532 anni ancora persiste. A denunciare il genocidio dei nativi fu Bartolomé de las Casas, che relaziona Isabella sulla strage dei nativi. La sopravvivenza delle popolazioni autoctone delle Americhe sono l'uno su 10.000 rispetto alla popolazione originaria del continente americano. Ecco, prego professor Lucconi. Vuole proseguire lei su questo, diciamo, scoperta dell'America, che tipo di rivoluzione avviene in Europa ma anche negli Stati Uniti, e soprattutto chi è questa figura di Bartolomé de las Casas che denuncia i primi genocidi dell'epoca. Prego. Ma dunque, sulla questione di Colombo fomentatore dei genocidi bisognerebbe fare anche alcune precisazioni. C'è un testo di uno storico che si chiama David Stannard, uscito nel 1993, che in italiano è stato tradotto con il titolo Olocausto americano, in cui effettivamente si ricostruisce e si documenta che soprattutto nel periodo in cui Colombo si avvalse del titolo di viceré delle Indie, viceré del Nuovo Mondo, ricorse sistematicamente a torture, mutilazioni, riduzioni in schiavitù per soggiogare le popolazioni native, per soffocare in partenza qualsiasi tentativo di ribellione. Però Stannard riconosce anche che questo comportamento di Colombo era frutto del suo tempo. Se non fosse stato Colombo, ce ne sarebbe stato un altro che si sarebbe comportato nello stesso modo. Stannard dice che ci sarebbe stato da meravigliarsi se Colombo non fosse stato un amministratore e un governatore efferato nel suo trattamento delle popolazioni indigene. Su Bartolomé de las Casas, sì, effettivamente scrive a Carlo V sollevando il problema degli indios, cioè dei nativi americani laboriosi e mansueti, però è anche inizialmente colui che suggerisce di sostituire gli schiavi indigeni con schiavi da prendere in Africa. Poi sul finire della sua vita si pente e cambia idea, però anche las Casas, con tutto il bene che gli possiamo volere, non è che poi avesse questa idea delle condizioni paritetiche tra europei ed altre popolazioni. Poi ricordo, è vero che con l'arrivo degli europei, non soltanto con l'arrivo di Colombo, c'è una morte a livello di genocidio massiccia da parte degli indigeni, però questo non è dovuto soltanto allo sfruttamento e al trattamento oppressivo da parte di Colombo e da parte degli europei, è anche il risultato del cosiddetto scambio colombiano, ovvero sia delle malattie che gli europei portano presso popolazioni che non hanno le difese immunitarie a causa dell'isolamento del resto del mondo nei confronti di colera, di vaiolo, di febbre gialla e anche di
malattie relativamente banali come la semplice influenza. Esatto. Quindi sì, con Colombo c'è questa svolta, diciamo così, in termini genocidi, però non possiamo attribuire tutte le responsabilità a Colombo e non possiamo trasformare Colombo in un personaggio efferato, perché in fondo il suo comportamento, ripeto, come conclude Standard, è un po' il riflesso, diciamo, che dell'atteggiamento è dei una suoi, tradizione, dei suoi è tempi. È una tradizione. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che prima di arrivare a Bartolomé Las Casas fu Francisco de Barbadiglia, sì, il suo successore come governatore, come vice re del Nuovo Mondo, il primo a raccogliere la documentazione attraverso quelle che potremmo chiamare le testimonianze di personaggi dell'epoca del comportamento di Colombo, e la conseguenza fu l'arresto di Colombo, il suo rimpatrio in Spagna, la perdita del sì, titolo di vicegovernatore. Quindi certo, c'è anche questo personaggio, ne parliamo il cui memoriale, fra ne l'altro, parliamo, è stato ne parliamo un po' più avanti, scoperto relativamente recente, se non ricordo male, sì, nel 2006, quindi una documentazione sì, aggiuntiva che dimostra il comportamento efferato di Colombo. Ma rispetto, Colombo è un po' la punta dell'iceberg dell'atteggiamento degli europei dell'epoca. Allora, è stato fermato prima, a noi non interessa criminalizzare nessuno, l'importante è capire i fatti, perché i fatti di per sé stessi sono rivoluzionari. Allora io faccio sempre un esempio: se gli indiani d'America avessero scoperto l'Europa e fossero venuti qua e avessero massacrato gli italiani, i francesi, gli inglesi, perché naturalmente è la scoperta dell'America e il diritto di possesso della terra degli altri, forse vedremo la storia in maniera leggermente diversa. Sì, è vero, ci hanno massacrato perché erano dei delinquenti. Che poi fosse un'abitudine degli americani, indios, venire in Europa a massacrarci, non giustifica il fatto che comunque è successo questo, perché normalmente noi vediamo sempre la storia dalla parte nostra. Prego, dottoressa. Sì, riallacciandomi un po' a questo discorso, che mi interessava sottolineare come quasi sempre risulti che la Spagna del tempo era pochissimo preparata da un punto di vista diciamo filosofico, teologico, a una scoperta magari tra virgolette di questa portata. In realtà è già stato citato il Bartolomé de Las Casas da lei. Io volevo sottolineare l'importanza della scuola di Salamanca, perché nella scuola di Salamanca personaggi come Francisco de Vitoria si chiedono se ci sono dei titoli giusti al possesso delle Americhe, e se ci sono dei titoli giusti al ritenere l'altro americano, l'indigeno americano, un possesso che possa essere condotto in schiavitù. E quindi il testo dell'Indis ci dice titoli giusti e titoli ingiusti nella, diciamo così, nella conquista proprio dell'uomo americano. Sono dei testi che dovrebbero essere veramente introdotti anche nella manualistica in antropologia, che si iniziano sempre da quando è stata istituita la disciplina. E invece noi sappiamo che, per esempio, gli evoluzionisti sociali hanno sicuramente letto i testi di Bartolomé de Las Casas e della scuola di Salamanca, che realmente non è, come dire, non è conosciuta in generale nemmeno dagli studenti. Dopo ci sono personaggi come Acosta, però quello che volevo dire è che c'è stato un oiato profondo tra
le grandi domande che si sono posti i filosofi, i teologi in Spagna a riguardo è quello che effettivamente è successo poi nel continente americano. Cioè, sono veramente si discostano queste due narrative, si legge sempre una narrativa, quello di quello che effettivamente è successo nella pratica, ma quello che è successo nella teoria, che ahimè poi non è stata assolutamente influente, però diciamo si sa molto meno, e volevo soltanto sottolinearlo, ecco. Mi ha dato l'opportunità, lei, certo, parlando di Bartolomeo della Casa, mi ha dato questa opportunità. Io vorrei dare ragione a Lucconi, nel senso che era un'abitudine, perché era giustificata anche dalla teologia. Noi siamo cristiani, abbiamo la verità, quindi abbiamo il diritto di, diciamo, sopraffare tutti quelli che sono dei, diciamo, miscredenti, tutti quelli che non credono, che non hanno la fede. E questa era una, diciamo, abitudine molto radicata, per cui do ragione al professor Lucconi. Il problema è, se vediamo invece la storia da ambo le parti, c'è stato un capo degli indiani, ancora negli anni 60 o forse 70, che è arrivato in Italia, è sbarcato a Roma, è sceso dall'aereo con le penne in testa, come si usava a quell'epoca, all'epoca degli indiani, si è inginocchiato per terra, ha baciato la terra e ha detto: io ho scoperto l'Europa, però non ha fatto morti. Ecco, questo per dire come a volte certe situazioni sono esasperate, ma rientrano nella normalità, e questa è la parte più, diciamo, drammatica. Passiamo al secondo contributo. Colombo, ebreo di Spagna. E qui abbiamo anche il discorso della genetica, che forse qualcuno scientificamente vorrebbe dimostrare. Prego. Molte sono le teorie sull'origine di Cristoforo Colombo. Una di queste è che non fosse genovese, ma un ebreo sefardita. È quanto sostengono in questi giorni scienziati spagnoli dopo un'attenta analisi del suo DNA. L'annuncio è stato dato pochi giorni fa con un documentario intitolato Il DNA di Colombo, la sua vera origine, trasmesso dall'emittente RTV in concomitanza con la festa nazionale per lo sbarco del navigatore nell'isola di San Salvador. Lo staff di ricercatori, guidato da Miguel Loriente, professore dell'Università di Granada, lo ha scoperto analizzando piccoli campioni di tessuto prelevati dai resti di Colombo, sepolti nella cattedrale di Siviglia. Il professor Loriente ha spiegato: abbiamo comparato prima il DNA di Colombo, poi il DNA del figlio Hernando, dove sia nel cromosoma Y che dal DNA mitocondriale vi sono codici compatibili con la genetica ebraica. La conferma che Colombo fosse un ebreo spagnolo è anche la tesi di Simon Wiesenthal, noto come cacciatore di criminali nazisti e sopravvissuto all'Olocausto. La sua ricerca su Cristoforo Colombo ci propone una ricostruzione che getta nuova luce sulla figura del navigatore genovese e sul contesto storico in cui avvenne la scoperta dell'America. Il Cristoforo Colombo che emerge non è solo un esploratore alla scoperta di nuove rotte, ma anche il perseguitato dalla Santa Inquisizione, finalizzata all'espulsione degli ebrei dalla Spagna, che avrà inizio il 2 agosto 1492, proprio il giorno della partenza di Colombo dalla Spagna. L'Inquisizione, concessa da Papa Borgia dietro l'auto compenso a Isabella di Spagna, fu chiamata Decreto dell'Alhambra. Tale decreto papale obbligava gli ebrei a convertirsi al cristianesimo o, in alternativa, entro 3 mesi uscire dalla Spagna, abbandonando ogni bene alla regina. Wiesenthal descrive Colombo sia come navigatore ma anche come profugo, perché motivato dal desiderio di trovare rifugio in nuove terre che accogliessero lui e il suo equipaggio, composto in buona parte da ebrei perseguitati. In tal senso, Simon Wiesenthal trovò indirizzi storici che legano Colombo alle comunità ebraiche.
Innanzitutto il sostegno economico per la spedizione per le Indie non fu dato da Isabella di Spagna, ma da banchieri ebrei. Inoltre Colombo sulle tre caravelle fu accompagnato da un equipaggio di interpreti di lingua ebraica, come Luis de Torres. Il viaggio di Colombo verso le Indie iniziò la sera del 2 agosto 1492 da Palos de Frontera, ovvero alla data d'inizio della Santa Inquisizione, ovvero il giorno in cui Isabella di Spagna aveva acquisito il diritto papale di uccidere qualunque ebreo non converso fosse rimasto in Spagna. Nel suo viaggio Colombo voleva trovare quelle comunità ebraiche che Marco Polo, nel suo memoriale Il Milione, diceva essere presenti numerose nelle Indie. A conferma di ciò, Colombo, partendo da Palos della Frontera, aveva con sé proprio Il Milione. La scoperta dell'America è parte di una complessa convergenza di motivazioni religiose, economiche, scientifiche e razziali. La conferma delle origini ebraiche di Colombo sono supportate dall'uso di simboli ebraici presenti nei suoi scritti. Da ultimo, il grande sostegno economico di importanti personaggi della comunità ebraica. Questa indagine di Wiesenthal su Colombo permette di comprendere meglio il contesto storico in cui si concretizza la scoperta delle nuove Indie, poi chiamate America. La vicenda di Colombo ci ricorda che la storia è una sintesi di un intreccio di fattori prevalentemente economici, aventi finalità economiche, politiche e religiose.